scatoletta, come richiesto. Credevo dovesse essere un carico d'armi per il sentiero d'oro. Sono andato per quello. E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta? E dopo ciò viene il giudizio. Hanno mentito, lo sai? La gente la chiama ruota della vita, ma la vita è costruita su un cumulo di ossa. O mangi, o vieni mangiato. Per gli animali è sopravvivenza. Per gli uomini sono affari. Sono... affari, Ajay. Orribili affari. Mi ha salvato un proiettile alla testa. Ha ucciso il vecchio me, il pessimo me che avresti chiamato signore della guerra. Quel proiettile mi ha fatto un buco nel cranio che ha fatto entrare la luce di Dio e sono stato battezzato nelle cascate di coca. Quindi i diamanti? Levitico 17:11. Perché il sangue è quello che fa l'espiazione. Questo è ciò che resta delle trasgressioni del mio passato. Ogni diamante è un peccato. E queste mani ne hanno commessi tanti. E le armi per il sentiero d'oro? Le avranno. E non solo. Vai! Di Adamita e Sabal, che avranno le loro armi. Saranno interessati anche al fatto che Depler ha pronto un grosso carico d'oppio alla vecchia fabbrica del tè. Come oppio? Altri orribili affari, Ajay. Ora vai e comunica! Quando avrai finito, torna da me! Il lavoro del Signore non finisce mai! Posso dormire sogni tranquilli perché Pagan mina è l'unico aeroporto del paese.
Eccoti qua! Non mi fai paura! Posso credere ci sia gente che si fa una scalata. Amita. Ajay, Longinus dice che è merito tuo, grazie. Grazie, fratello. Ha detto anche che l'oppio alla vecchia fabbrica è pronto a partire. Dobbiamo distruggere quel veleno. Distruggere? Stai scherzando? Dobbiamo prenderci il carico e anche i campi. Amita, ne abbiamo parlato. Trasformare il Kirat con la droga non è la risposta. Sabal, lo sai che non abbiamo più risorse naturali. Che faremo una volta liberi? Le miniere sono esaurite e i campi sono abbandonati da anni. Che libertà attende il nostro popolo? Non siamo così, siamo diversi. Se lo fai sei proprio come Pagan. È moralmente scorretto. Meglio che morire di correttezza. Ci sto. È bello averti con noi. Mohan non ha fondato il Sentiero d'Oro per spacciare droga. Amita, lei è pazza. Vai alla vecchia fabbrica e brucia tutto. Hai scelto da che parte stare?
Sono Ravi Re Rana e siete su Radio Pirat Libero. E la sapete una cosa? Ho in canna una delle mie filippiche. Non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che qualcuno ha avuto qualcosa di buono da dire sul nord del Pirat. L'intera regione è sotto il controllo di Pagan, da una vita ormai. E ho sentito che hanno pure dei gulag dove tengono le persone indesiderabili. Ma che cosa vuol dire indesiderabile? È una parola comoda, può voler dire di tutto. Da uno stronzo a caso a un guerrigliero che lotta per un Pirat migliore. Ma io ne conosco un sacco di cose indesiderabili. La caca è indesiderabile. Sarebbe bello non dover mai cagare. Anche perché, diciamocelo, il cibo che mangio qui non è il massimo per la regolarità dell'intestino. Indesiderabili sono anche le ragazze che parlano troppo, la gente col fiato pesante, i genitori che ti parlano sempre dei loro figli. Sono arrivato. Vedi quei campi? È oppio. Brucia tutto. Le piante, il raccolto. Voglio che Pagan, fin dal suo palazzo, senta l'odore della sua ricchezza che va in fumo. Come prima.
Min. Il nemico è qui! Corri, lontano da corri, miei bambini! Indietro, ritirata! Vorrei essere lì a vederli. Tuo padre non combatteva solo per il popolo, fratello. Proteggeva anche la sua terra. Le nostre anime sono un tutt'uno con la terra e le rocce, ma Amida non lo capisce. Guida bene. È molto più di un'auto per me. Ho bruciato i campi. Vorrei essere lì a vederli. Tuo padre non combatteva solo per il popolo, fratello. Proteggeva anche la sua terra. Le nostre anime sono un tutt'uno con la terra e le rocce, ma Amida non lo capisce. L'armata reale. Al diavolo i carri armati. Ascoltatemi bene. Io voglio un cazzo di elefante. Quel bestione afferrava i soldati dell'armata con la proboscide e li scaraventava in giro come bambole di pezza. Che spettacolo! Scusatemi, mi sto casando troppo perché è la cosa più massiccia che abbia mai visto. Mancava un accordone di chitarra elettrica e un doppio... No, anzi un triplo arcobaleno sullo sfondo. Un unicorno volante perché è stata una cosa semplicemente epica. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte,
Non temerei alcun male, perché tu sei con me. Salmi 23, versetto 4. Che bello rivederti, Ajay! Sei qui per il volere del Signore? Immagino di sì. Ho una confessione da farti, Ajay. Io temo il male. Non parlo del male dell'uomo, perché quello si gestisce. No, temo il male dentro me stesso. Ricordi i miei peccati? Gli orribili affari che ti dicevo? Stai parlando dei diamanti, giusto? Sì, e il sangue dell'agnello lava tutti i peccati. Ma per purificarmi, devo pentirmi e fare un atto di contrizione. Ci sono altri peccati simili qui a Kirat. E devono essere trovati. Inizia a cercare una pecorella smarrita. Seguila e ti porterà a un cavo. Portami ciò che contiene. Ok. E chiamò insieme gli amici e i vicini e disse: gioite con me, perché trovai la pecora mia, quella perduta. A ognuno dei miei figli. Bacia la mia lama. Brozzata! Amigo.